Secondo me, quando si prende un camper usato, va bene controllare tutto quanto, motore, infiltrazione, roba varia, però gli anni contano, perché lo blocco qui sopra, nella mansarda, ha sempre funzionato perfettamente da un anno che ce l'ho, però l'altro giorno stavamo pulendo ed è bastato toccarlo in un modo un po' diverso, per cui la copertura sopra si è leggermente spostata, e ho scoperto che praticamente il telaio sotto, la plastica sotto, è completamente bruciata, si sfarina proprio, non c'è più cerniera, non c'è più tenuta. Per capire bene qual è la condizione delle plastiche di sopra dopo 20 anni, anche se apparentemente tutto funziona, questa è la situazione. Non esistono proprio più plastiche. C'è proprio tenuta, e ce ne stanno tanti di camper con più di 20 anni che vanno in giro ancora con le blocche originali. Infatti io su il secondo blocco è della stessa età di questo, e è in condizione pessima anche qui. Stava lì sopra praticamente appoggiato, quindi come dicevo, secondo me gli anni contano, quindi alla soglia dei 20 anni, 18-20 anni, probabilmente gli oblò è un po' come quando fai il tagliando, alcune parti sono da cambiare a prescindere, quindi mi tocca cambiare lo blocco. Il trucchetto è che probabilmente riesco a cambiare solo la cupola sopra e il telaio, e di montare sopra senza dover fare proprio il lavoro completo di sfilare tutto da sopra, da sotto, a pulire il termostat, a rimettere tutto. Ci si dovrebbe riuscire. C'è la parte vera e propria della cerniera dove dovrei riuscire a rinfilare lo blocco nuovo. Questa è la posizione della cerniera. La difficoltà sta tutta qua. Questo deve scorrere in avanti. La parte esterna, missione riuscita. Internamente è tutto da vedere, perché ho visto che anche lì è spaccato da qualche parte. Che ho visto che anche l'interno soffre il calore. Qui in vite, la plastica dove la vite dovrebbe far presa, invece è rotta. Io uso lo strumento che misura l'umidità, ma ogni volta che prende l'acqua vengo qui e faccio tutte le varie misurazioni. In questo punto qui a volte mi dava un 15-20%, così, sempre con il dubbio che forse magari qualche traccia ci potesse essere di acqua. Adesso posso vedere com'è messo il legno sotto.
Diciamo, gli strumenti per rilevare l'umidità sempre un po' più discutibili, secondo me, almeno quello che uso io. Questa è la situazione del legno che direi è perfetta, non c'è nessuna traccia, quindi l'indicazione che dà lo strumento è alquanto discutibile. Forse il video non è venuto con granché le riprese, è un po' complicato sul tetto lavorare, fare riprese, con remoto è un po' più facile, il Jawbox è molto più comodo. Però il punto che ho imparato, che ho visto, è che le plastiche, l'età delle plastiche conta. Ciao!